Claudio. Ciao Dimmi. Ciao Francesco. Ciao. Dimmi tutto. No, mi piace molto la trasmissione di oggi specialmente, anche perché c'è Francesco Penso, no? Sì, ci sono anche meno insulti che arrivano per fortuna. Beh. Ci sono anche meno insulti che arrivano. Sì, ma io mi meraviglierei del contrario, insomma, a un certo punto. Tu pensi che adesso, facevo un ragionamento così fra me e me adesso, no? 2000 anni fa e 2500 anni fa sono venuti degli uomini in questo mondo che guardando per aria hanno trovato il sistema, diciamo, no? Allora il mondo, non so, i primi esseri viventi hanno 400 milioni di anni, mi sembra, l'uomo ne ha un milione circa, no? Grosso modo. Sì. E pensavo, questo qui viene qua e trova la soluzione di tutto, no? Questo è un ragionamento terra a terra, penso che qualsiasi possa mettersi a farlo, no? Questo viene qua, 2500 anni fa il Buddha, dopo l'altro di Nazareth, viene qua e dice fate così, così e così. Ora questi sono morti, perché sono morti anche loro, no? Non riesco a, con la logica elementare, a comprendere come degli esseri umani possano trovare la soluzione. Ma non solo nostra, quindi se hanno trovato la nostra soluzione della vita, della morte, eccetera, no? Hanno trovato senz'altro anche la soluzione di tutto il cosmo, di tutto quello che vediamo attorno, no? Già. Quindi non riesco a comprendere come noi possiamo, no, accettare delle affermazioni da allucinati, insomma, a un certo punto veramente. Se ci pensiamo sopra, ma in maniera molto semplice, molto elementare, terra a terra, dico, quello lì ha trovato il sistema, ha trovato il problema, la soluzione di tutto. Però sai, dopo 2000 anni di ferri e roventi, qualcuno ci arriva a crederci anche. No, se va bene, ma adesso veramente, Claudio, veramente pensandoci a terra così, dice, ma siamo matti o che cosa? Perché vediamo che la scienza, quantunque grossolana, per quanto grossolana sia, fino adesso la scienza, insomma, ci ha dato qualcosa o no. Viviamo, se abbiamo un certo tenore di vita discutibilissimo, peraltro, e uno può scegliere o meno, però abbiamo dei risultati tangibili, concreti, sempre relativi, ma li abbiamo in mano. Ma quella gente lì cosa ci ha dato? No, vorrei che qualcuno mi spiegasse di pratico cosa ci ha dato quella gente lì, insomma. Il paradiso. La salvezza. Vi lascio e continuo con le mie elucubrazioni da pazzo. Ok, ciao Giampaolo, ciao. No, beh. Ci hanno dato il paradiso, no? Chiaro. No, ma difatti una differenza che è sostanziale è fra il politeismo e il monoteismo è questa, cioè. Il monoteismo ha sempre qualcosa da insegnare, cioè nel senso arriva qua, dice tu sei un povero ignorante, io ti porto la verità, devi fare questo. Nel politeismo questo non avviene, perché il politeismo parte sempre dalla conoscenza, dallo studio, e di conseguenza non può dire io ti dico questo, io ti dico che devi imparare, che devi conoscere, che devi sperimentare. Cioè nel senso, gli antichi, sì, guardavano il cielo. Noi ad esempio noi avevamo i caldei che ad esempio facevano l'astrologia, ma facevano l'astrologia non tanto per determinare la vita degli altri, ma per cercare delle risposte proprie. Ma logicamente ognuno è libero di guardare il cielo e di trovare le risposte che gli piacciono. Non troverà certo il Dio creatore, non troverà neanche la stella di Betlemme, non troverà neanche Gesù bambino, non troverà niente di questo. Però se uno guarda il cielo, trova delle risposte che sono delle risposte sue. Usando una frase che diceva qualcuno fa, nel paganesimo si cerchi, non trovi quello che non cioè non trovi quello che stai cercando, ma trovi quello che sapevi di non cercare. Cioè, nel senso, però lo trovi te, non ti viene proposto, non ti viene imposto. Se te che in base alla tua percezione lo fai. Cioè, perciò il politeismo dice tu devi studiare, tu devi conoscere, tu devi amare la conoscenza, cioè, ma io non intendo conoscenza al tipo libresca, cioè intendo devi conoscere te stesso, devi vedere la realtà che ti circonda, devi comprenderla, devi cercare di modificarla, devi cercare di farla tua. Cioè, tu, se tu sei un contadino, devi cercare di conoscere la terra. Ma questa conoscenza non ti viene da un Dio, viene dalla tua esperienza quotidiana, che vedendo queste cose, con la tua sperimentazione, ti permette di comprendere le cose. Nel monoteismo abbiamo sempre un Dio che ti arriva lì e dice, beh, trova Mosè, ti do le tavole della legge, ti do 10 comandamenti. E mo che me ne faccio delle tavole della legge?
arriviamo all'Akira, trova Maometto, gli dice: "Toh, devi leggere, Maometto è analfabeta, allora devi impararsi il Corano a memoria e ripetere il Corano, se fa il pappagallo". Abbiamo gli ebrei che sono nel deserto, e che Dio invece di dargli la carta geografica dice: "Toh, ti do le tavole, la legge anche in pietra, così che tu, che sei un nomade, che devi camminare, cammini anche più contento". Abbiamo nel monoteismo, abbiamo il discorso della Bibbia, cioè della gente che invece di stare lì a capire qualcosa si sta a inventare un racconto che poi deve essere la base e il riferimento di tutto. Cioè, ma è quello che appunto bisogna capire, proprio che lo dice sempre nel paganesimo, questo esiste. Tu studi e il tuo studio serve a te, che poi tu possa comunicarlo, e questo è importante che tu lo venga a comunicarlo. Però la tua comunicazione è sempre alla pari con gli altri, cioè tu non sei il maestro che dice agli altri: "Tu sei un disgraziato, non sai niente, io ti do la verità e questo ti devi adeguare". No, nel paganesimo c'è sempre una partecipazione a livello orizzontale, nel monoteismo abbiamo sempre il discorso verticale, cioè sopra c'è il Dio, sotto ci sono i preti, sotto c'è il gregge. Ecco, questo è fondamentale di capire. Bisogna capire anche un'altra cosa per comprendere le differenze fra il paganesimo e le religioni monoteiste. La religione monoteista va sempre a saccheggiare il presente, cioè va sempre a mettere dei limiti nello sviluppo del presente. Il paganesimo invece è costruzione della persona. Allora abbiamo due processi in contrapposizione, dove il paganesimo cerca di costruire qualcosa, cerca di costruire la percezione, costruisce un cammino di libertà per costruire il potere di essere sia dei sistemi sociali che delle persone. Il monoteismo deve invece appropriarsi di quello che esiste, saccheggiarlo, perché questo è l'unico modo per imporre la propria dottrina. Una volta che l'ha saccheggiato, arriva a imporre la propria dottrina, ma non costruisce niente. Ogni costruzione, sia dal punto di vista etico, sociale, morale, giuridico, avviene sempre in contrapposizione, al monoteismo, sempre. Il monoteismo ha fatto una guerra feroce con Pio IX, adesso non mi ricordo esattamente chi, contro l'istruzione alle donne e ai fanciulli. Cioè, per lui, per i cattolici, le donne e i bambini non devono imparare a leggere e scrivere. C'è voluto una lotta sociale per riuscire a portare l'istruzione a tutti e a diffondere l'istruzione. Cioè, il monoteismo deve distruggere qualunque cosa. Dopodiché sia a proprio delle scuole, sia a proprio dell'istruzione per condizionare le persone, ma non per sviluppare l'istruzione. Voi oggi trovate un Wojtyla che sta facendo una guerra feroce all'istruzione pubblica, ma una guerra militare. Quello, quando lui chiede finanziamenti per la scuola privata, chiede finanziamenti a scuola privata per distruggere la scuola pubblica. Cioè, non dice l'istruzione deve essere migliorata, dobbiamo migliorare l'istruzione di tutte le persone. No, dobbiamo migliorare la possibilità dell'istruzione delle scuole private. E che significa? Che le scuole pubbliche possono andare a remengo, possono essere distrutte. Cioè, esiste una separazione sociale da parte dei cattolici che si ritengono essere superiori, essere diversi da quello che è il contesto sociale. Secondo me il cattolicesimo è una setta, deve separare la sua istruzione da quella che è il contesto sociale. E sta facendo una guerra feroce per andare a distruggere quella che è l'istruzione scolastica pubblica. Per questo è il senso del finanziamento alle scuole private. Non è il senso di finanziamo anche quelle, no? Col cavolo, vogliono separare l'istruzione privata da quella pubblica per poter distruggere l'istruzione pubblica. Questo è il senso del progetto che sta portando avanti un pazzo come Wojtyla. Ricordate che Wojtyla è sempre l'organizzazione della mafia contro le donne affinché queste non potessero abortire. È stato lui in Polonia che ha organizzato questo, contro la legge che allora vigente, e ha organizzato i medici affinché obiettassero di far abortire le donne. E questa è organizzazione mafiosa, cioè una separazione dell'individuo dal contesto sociale. Misso il paron degli uomini, misso il paron, gli altri guys in zenocio. E ricordatevi chi ascolta, chi insulta, chi dice a me sta roba non mi piace, non voglio sentire sta roba. Ricordate, voi non siete padroni della vita, voi sarete le vittime, perché io e Francesco, i pagani, gli apprendisti stregoni, sosterremo lo scontro per la vita. Noi possiamo anche essere sconfitti, ma noi non siamo le vittime di questo. Le vittime sono quelli che approvano questo fare senza chiedersi perché, dove porta, cosa costruisce. Voi siete le vittime, attenzione. Sì, infatti chi sceglie la sottomissione è sempre la vittima, cioè nel senso
un discorso era con, cioè, l'imposizione, uno stato totalitario, dominante, in cui uno non può ribellarsi in maniera manifesta. Ma purtroppo nel monoteismo, nella versione cristiana, esiste la sottomissione volontaria, cioè nel senso che il monoteismo è così forte, così bravo, che non ha bisogno di venirti qua adesso a importi con la violenza o qualcosa, ma viene qua e ti impone qualcosa e tu dai un'aderenza immediata e taci, anzi sei contento di questa schiavitù. Cioè, per fare un esempio, parlavamo dell'aborto prima. Vi rendete conto che esiste una legge dello Stato italiano, che esiste questa legge e ognuno è sottoposto alla legge e deve rispettare l'autorità dello Stato. Si potrà condividere o meno che esista uno Stato, ma esiste uno Stato, perciò una certa regola esiste. Bene, i cattolici hanno avuto l'autorizzazione a obiettare su una legge dello Stato, cioè nel senso di dire, vabbè, questa legge esiste dello Stato perché io sono un cattolico, non la vado ad applicare. Però questo qua lo possono applicare perché loro sono cattolici. Nel caso, ad esempio, della scuola privata cattolica, cosa succede? La legge italiana, la Costituzione dice fa, le scuole private hanno l'insegnamento libero, però, ma non devono costituire oneri per lo Stato. Arrivano al punto di sovvertire questo perché questo va a loro favore e nessuno va a protestare. Cioè, questo dimostra chiaramente che il monoteismo si attacca sempre come un parassita di ogni realtà, cioè nel senso che va a scardinare qualsiasi cosa. Cioè, il fatto stesso che tu vada a imporre una legge e questa legge un cattolico dice non la applico perché credo in un Dio che non esiste e ha il diritto di farlo, questo qua dimostra chiaramente la loro intenzione, che di poter usare tutti gli strumenti per arrivare a quello che vogliono. Basta pensare ad esempio con il costo del giubileo, cioè loro stabiliscono di fare il giubileo, bene, nello Stato italiano gli dai i soldi per fare il giubileo. Il Vaticano vuole fare un parcheggio per San Pietro, benissimo, l'Italia gli dà i soldi per fare il parcheggio a loro favore, poi gli incassi se li prendono loro. Cioè tutte queste cose dimostrano chiaramente che c'è una volontà dominante. Questa volontà dominante adesso si manifesta con delle richieste politiche, con delle richieste sociali, con delle richieste dell'8 per mille. Ma perché poi esiste ancora una certa opposizione alla loro ferocia, alla loro volontà. Nel momento in cui loro avranno conseguito questo potere, questa determinazione, questa volontà, questa possibilità, potranno andare avanti. Perché logicamente faranno di tutto. Basta pensare a un argomento, ad esempio, di attualità molto semplice, e non voglio scendere in aspetti politici. La nomina dei direttori RAI. Hanno cominciato a piazzare super cattolici dappertutto. Ma perché, scusa, a questo punto vengono piazzati super cattolici dappertutto? Proprio perché c'è la volontà di dominare la cultura, di indirizzare dove è possibile la cultura in un certo senso, di far filtrare le notizie che fanno piacere, perché una delle caratteristiche fondamentali è sempre quella del discorso di dire faccio io da filtro a quello che tu puoi sapere. Io decido io, questo lo puoi sapere, questo non lo devi sapere, questo lo sai, questo te lo nascondo. Io posso farlo perché appunto sono il delegato di Dio. Di conseguenza sono sempre piccoli passi. Uno può dire sì, ma è giusto che abbiano le loro scuole. Va bene, se la legge glielo ammette, loro possono averli, ma non possono chiedere agli altri che li vadano a finanziare una cosa che non condividono. Perciò io che sono un pagano e non voglio dare i soldi al Papa per farsi le sue scuole private, io sono obbligato a pagare. Però ad esempio un cattolico che si dice cattolico non applica l'aborto. Questo qua proprio è una dimostrazione ben chiara di dove è la loro volontà, di dove vogliono andare a arrivare. E logicamente i passi sono molto semplici. Cioè, la volontà loro è ben chiara, cioè, noi agiamo in questo momento, creiamo un contesto, creiamo una situazione, condizioniamo le persone e arriviamo a questo. E poi logicamente esistono delle campagne di stampa, esistono delle informazioni che vengono create. Ricordate questo sistema sociale è stato costruito dal 1945 ad oggi, con tutte le contraddizioni che ha al suo interno. E sulle contraddizioni non mettiamo lingua, perché ognuno ha il suo pensiero, ognuno ha le sue direttive e ognuno ha il suo modo di vedere le cose. Però ricordiamoci che dal 1948 c'è stato un grosso sviluppo di quello che è il sistema sociale nel suo insieme, il modo di vedere, il modo culturale, il modo di analizzare le cose. Bene, il saccheggio di questo sistema sociale è quello che la Chiesa Cattolica ha in mente in questo momento. Vediamo un attimo. Sì. Ecco, poi appunto la loro astuzia, cioè creano sempre una situazione particolare in cui certi meccanismi vengono inseriti. E noi ad esempio notiamo, in prossimità del giubileo, che è una grande buffonata,
e in prossimità appunto di certe tensioni. Il discorso che viene fatto, ad esempio, sulle sette e sui pericoli che ci sono sulla macchina. Ciao, dimmi. Ciao. Vi funziona bene il vostro telefono? Sì, funziona bene. Perché io ho cercato di mettermi in contatto con voi. Ah, può darsi che voi state bloccato in quel momento, eh? No, c'erano dei rumori strani. Beh, niente, volevo solo... Va bene. Niente, funziona bene, allora va bene. Sì, tutto a posto. Volevo in ogni caso avvertirvi, ecco, io ho visto un documentario alla televisione. Sì. Dove si vedeva, c'era un'intervista a un'atleta algerina. Sì. Un'atleta algerina. Bumarca. Cosa? La Bumarca. Cosa fa la corsa? È corsa. Sì. L'avete vista anche voi? No, l'intervista no, ma la conosco come atleta. Ah, io Sì. È una campionessa del mondo, è una, sì, molto brava. Questa qui è più scortata di Rasdei, eh? Sì. E adesso è protetta dalle autorità messicane, si allena con le guardie del corpo. Sì. Lo sapevi, no? No, non lo sapevo questo. Perché lei è stata condannata a morte dai tribunali islamici, fondamentalisti, sì, a far vedere le gambe. Ecco, perché lei dice che quando era bambina, che si sì? ginnastica, correva, si allenava, e avevano parlato con la famiglia, ha detto al fratello che dovevano assolutamente impedire questa cosa, dovevano spezzare sì. le gambe. Perché non doveva fare questo. Sì. Quindi lei è sempre stata perseguitata e ha dovuto scappare. Sì. Lei accusa di questo i francesi, perché anzi li accusa di essere addirittura mandanti e protettori della jihad islamica. C'è un gioco in realtà in corso. Lei diceva... Sì, cosa dicevi? No, dicevo che c'è un gioco in corso, un gioco di potere che stanno giocando, Sì, comunque lei dice che loro li proteggono, che loro sono dei filtrati, non lo so, perché vogliono arrestare lo sviluppo dell'Algeria, cioè loro vogliono che l'Algeria rimanga com'è. Lei diceva questo dei francesi, e che praticamente, sì, ci sono tutte queste centrali terroristiche sparse nei vari paesi, nelle varie nazioni europee, però guarda caso adesso, perché c'erano i campionati, non so cosa del mondo, Francia, sì, esatto. guarda caso li hanno trovati tutti immediatamente. Stavo per mettere io. Sì, e questo rientra sì, sempre nella solita logica, insomma. Esatto, nei soliti giochi sporchi. Mi viene in mente, non so perché, mi viene in mente Indira Gandhi, che si batteva per la regolamentazione delle nascite, perché voleva sì. più di due, come fa sì. del resto anche in Cina, mi sembra. Più di uno in Cina. E in India, beh, si sono sì. tenuti più larghi, vabbè, due e basta. E poi abbiamo visto che fine ha fatto, insomma, lei e anche i suoi figli e il loro, diciamo, chi era? Palme, Olaf Palme, sì. sì, che loro praticamente... E sì, nel giro di poco tempo Palme, i Gandhi e Mubarak, quello dell'Egitto, sì. Aspetta, no, no, sì. Confondo, Mubarak è quello di adesso. No, quello di prima, quello che hanno ammazzato Sadat. Sì. Sì, mi vengono in mente tutti questi fatti qui, e dietro poi una volta c'è la CIA, una volta ci sono i servizi francesi, però insomma siamo sempre sì, siamo sempre là. No, non devono cascare le braccia, scherzi, sì. bisogna giocare. Sì, bisogna, lo so, ma si sente soli in un mondo così, voglio ma dire... Siamo sempre soli, amico, siamo sempre soli, da soli contro tutti. Sì. È un'avventura però, pensaci un attimo. Sì, poi c'è quel tunisino, un poeta, uno scrittore, Ben Yalun, che dice questo: il neofondamentalismo islamico sta ridando vitalità alla cultura dell'impunità della donna, così che, scrive questo tunisino, essa resta solo creatura di sabbia. Comunque, vabbè, insomma, ho detto la mia, vi ascolto e vi ringrazio. Grazie a te invece. Ciao. Il problema è questo, che abbiamo tanta gente che gioca,
sono alcuni servizi segreti che giocano, chi più sporco, chi meno sporco, chi più in una direzione, chi più in un'altra direzione, e questo è un gioco generale. Poi ci sono i fondamentalisti che giocano, e anche questi giocano in modo più o meno sporco e sempre in varie direzioni. Restano in mezzo a tutti questi dei piccoli uomini, cioè restano delle persone che cercano di costruire la vita. Queste persone non hanno eserciti, non hanno servizi segreti, non sono abbastanza feroci spesso per determinare i loro cammini, però sono sole all'interno di questo circuito. Cos'è che si può fare per questo? Niente, si può semplicemente prendersi la propria parte di lotta sulle spalle, la propria parte di determinazione sulle spalle. La nostra parte è quella di costruire il paganesimo politeista, perché noi siamo convinti che costruendo una religione che fondi la libertà dell'individuo possa essere e favorire qualsiasi cammino di libertà avvenga nel nostro sistema sociale. Siamo convinti che ogni fondamentalismo nasce dalle religioni monoteiste, le quali hanno interesse a tenere in ginocchio le persone, a umiliarle e a farle sentire deboli. Siamo convinti che solo il paganesimo politeista e i percorsi di stregoneria possono portare fuori gioco a questo, però ci vorranno molte generazioni, però questa è la nostra sfida in questo momento. Sì, beh, il discorso sul fondamentalismo islamico è un argomento molto ampio, perché riflette vari aspetti e si può anche leggere ai più livelli. Una cosa fondamentale del discorso del fondamentalismo islamico è il fatto che abbia la possibilità di essere finanziato, nel senso che viene finanziato dai paesi che hanno i soldi, cioè che hanno il petrolio, tipo l'Arabia Saudita è uno dei maggiori finanziatori del fondamentalismo islamico. Basta pensare che ad esempio l'Arabia Saudita finanzia il partito islamico in Grecia, dove rappresenta una minoranza che dove però crea grandi problemi. Basta pensare ad esempio al discorso che può sussistere ad esempio anche in Bulgaria, dove esiste una minoranza musulmana molto piccola, però questa minoranza musulmana è molto combattiva perché riceve finanziamenti dei paesi arabi. Basta pensare ad esempio alla situazione ad esempio del Libano, dove appunto è una situazione di guerra civile e di povertà, si sono innestati i finanziamenti iraniani e avendo i mezzi, logicamente la popolazione va in una certa direzione. E questo appunto determina varie cose. E basta pensare ad esempio che l'Algeria, cioè l'Algeria non è che all'improvviso venga fuori il corso fondamentalista e la guerra civile di tipo religioso, all'improvviso. Lì esiste perché il partito, il Fronte Islamico di Salvezza aveva vinto le elezioni, perché aveva avuto i finanziamenti iraniani, i finanziamenti dell'Arabia Saudita, e nel momento delle elezioni ha cominciato a portare i viveri nei quartieri più poveri e di conseguenza la gente che vive in povertà ha il bisogno di uscire e chi glielo promette logicamente danno questo voto. C'è da considerare che poi un'altra cosa, che il fondamentalismo islamico viene visto come fattore di stabilità dai paesi occidentali. E basta pensare che ad esempio gli Stati Uniti, a livello proprio delle università americane che fanno gli studi per il Pentagono, che fanno gli studi per la CIA, dicono appunto, siccome i governanti dei paesi islamici sono gran parte corrotti, non hanno stabilità, non hanno consenso, prima o poi sono destinati a cadere. Se noi ci mettiamo da parte di questi dittatori, sicuramente saremo sconfitti, di conseguenza perderemo il controllo e il dominio di questa zona. Perciò ci conviene che vadano sugli islamici, non trovino la nostra resistenza e di conseguenza noi potremo avere ancora un ruolo politico in queste zone, anche perché queste zone, dal punto di vista islamico, essendo una struttura molto forte, ci danno una garanzia. Basta pensare al discorso dell'Afghanistan, dove i talebani sono finanziati e sostenuti, ad esempio, dal governo pakistano. Ma con che utilità? Appena i talebani hanno avuto gran parte del paese in mano, subito le compagnie petrolifere americane sono andate ad offrire, a fare delle offerte ai talebani proprio per avere l'oleodotto. Basta pensare alla zona, ad esempio, anche del Mar Caspio, dove ci sono, secondo le stime, delle risorse economiche molto forti. Di conseguenza bisogna pur stabilizzare questa zona. Di conseguenza si possono utilizzare gli islamici per stabilizzare. In maniera fondamentale, in questo momento, al di là delle valutazioni politiche, il partito islamico, il fondamentalismo islamico rappresenta una stabilità per questa zona, per chi vuole giocare sporco, cioè nel senso per gli Stati Uniti che vengono da una mentalità cristiana, puritana, integralista anche loro, hanno più facilità a trovarsi d'accordo con chi è integralista, anche perché gli danno una certa omogeneità. Pensiamo cos'è di fondamentale ad esempio nel monoteismo, il discorso dell'omogeneità, nel senso che se io ho delle realtà culturali diverse,
benissimo, queste realtà culturali diverse possono offrire una resistenza al mio dominio, alla mia capacità di controllo, di conseguenza, perché ognuno avrà la sua specifica, avrà la sua caratteristica, avrà la sua identità. Se io li porto a diventare, a essere tutti quanti comuni, avere un unico Dio, un unico credo, un'unica religione. In Algeria, ad esempio, c'è un governo che dice che è contro gli islamici, però parlavo prima che c'era il discorso che faceva una lotta contro i francesi. Uno poteva dire la lingua francese e dire la dominazione, però esiste una minoranza, ad esempio, che è una minoranza, che sono i berberi, che non sono, sono islamici solo di facciata. E di conseguenza cosa succede? Che questo qui, logicamente, vanno combattuti. Perché? Perché fanno una resistenza, perché per tradizioni culturali sono diversi. Ad esempio, in Algeria, i berberi, pur essendo musulmani, alle loro donne non fanno portare il velo. Però questo qua, logicamente, dà fastidio. E di conseguenza loro vengono combattuti, pur essendo della zona, però siccome non appartengono a una visione integrale, cioè nel senso che hanno la loro dimensione e non si fanno contaminare, questi possono essere combattuti, come ad esempio può avvenire per le popolazioni nomadi, tipo ad esempio i Tuareg, che vengono combattuti nelle varie parti, perché? Perché avendo una loro dimensione, pur essendo islamici, ad esempio i Tuareg che non tendono a schiavizzare le donne, di conseguenza anche loro diventano degli infedeli. Cioè il monoteismo offre una grande possibilità, offre un grande strumento di dominio, offre la trasformazione degli uomini in bestiame di un gregge che va dritto al macello. Sì, e logicamente il fondamentalismo islamico va avanti perché ha i soldi, come ad esempio va avanti il fondamentalismo cristiano e cattolico perché qualcuno gli dà l'otto per mille, in sostanza. Cioè gira. È il denaro che determina questo, anche perché decisamente un Dio che si accaparra tutte le volontà degli uomini deve accaparrarsi tutte le risorse degli uomini, cioè è un dio vampiro, è un dio sanguisuga, cioè nel senso non gli basta succhiare la tua energia spirituale, la tua energia fisica, la tua mente, è un dio globale, un dio totalitario, di conseguenza qualsiasi cosa deve essere sua, e di conseguenza come il suo lo spirito, come il suo la gente, deve essere sua l'economia. Di fronte a questa cosa, chi gestisce il capitale ha tutto l'interesse ad avere a che fare con uno che è forte e che riesce a condizionare le persone non perché ha i carri armati, non perché ha un esercito potente, ma riesce a condizionare perché queste persone sono succube per loro volontà, per loro accettazione. Gestisce il condizionamento dei bambini, costringe i bambini in ginocchio. Questa è l'essenza di tutto. Cioè, tutto il nocciolo fondamentale gira sempre attorno a... Il Dio monoteista può essere imposto solo a bambini indifesi, solo a persone che non si possono difendere, e i sistemi sociali, per essere portati ad accettare il Dio monoteista, devono essere distrutti. Se voi vi leggete tutta la storia, vedrete come i cattolici, i cristiani in generale, vanno dai re a dirgli: guarda che ti conviene convertirti. E è il re che si converte, poi ordina ai sudditi di convertirsi. Questo è il processo di conversione che avviene nel cristianesimo. Non avviene perché il cristianesimo offre qualcosa alle persone. Il cristianesimo offre alle persone soltanto il taglio della testa, solo lo stupro, solo l'omicidio, solo la morte. Solo questo offre il cristianesimo, solo questo è in grado di offrire Wojtyla. Wojtyla non ha una dottrina da offrire alle persone, ha soltanto la morte e la distruzione da portare. Ed è quello che sta portando anche in questo paese, perché ricordatevi che le cose sono sempre là. Quei dogmi sono sempre nella Bibbia, sono sempre nei Vangeli, e vengono tirate fuori quando i sistemi sociali abbassano la guardia, quando ci si dimentica di essere uomini che costruiscono il proprio cammino. Bene, Francesco. Mario non è ancora. Insisto con un piccolo racconto che forse può essere così. È una curiosità che dà una dimostrazione. E io sono un po' un maniaco dei libri, un po' bibliomane. E ho recuperato un opuscolo stampato in libro nel 1964, in italiano, pensa addirittura. Questo si chiamava Becà, che è la valle della Becà, dove ci sono dei rimasti storici, archeologici, romani molto forti, dove ci sono dei bei posti, la chiamavano la Valle degli Dei. Bene, negli anni 60, addirittura, a scopo però teatrale, avevano ripristinato delle festività pagane, non perché fossero pagane, ma perché la zona, perché la situazione di ricchezza del libro lo permetteva. E di conseguenza, inconsciamente, seguendo l'influsso, il genio del luogo, avevano ripristinato questo. E loro, che erano all'interno di una realtà metà cattolica, metà cristiana, metà musulmana, potevano dire, chi si sentiva più libero, più laico, di chiamavano la Becà la Valle degli Dei, perché c'erano i siti archeologici romani. È venuta la guerra civile, è arrivata la povertà, la distruzione, non c'erano neanche più le strade, non c'erano più gli ospedali, non c'era più una struttura sociale. Benissimo, c'è stata una guerra civile violentissima.
Ebbene, chi ci sono arrivati? Sono arrivati gli islamici con i soldi iraniani, hanno rifatto le strade, hanno ricostruito le scuole islamiche, hanno fatto gli ospedali islamici, ma non con i soldi loro, con la possibilità della gente, perché qualcuno dall'esterno gli dava i soldi e di conseguenza la gente ha dovuto, per necessità, per povertà, aderire all'Islam. E di conseguenza questo, ad esempio, che poteva essere una situazione di libertà, si è tramutata per una situazione esterna di guerra, coltivata volutamente anche dai paesi occidentali, da chi l'ha lasciato fare, in una situazione di dominio. E di conseguenza questo diventa appunto proprio da considerare, cioè nel senso l'importanza di non perdere la propria ricchezza, io non parlo soltanto materiale, ma anche spirituale, anche fisica, anche intellettuale. Bene, chiudiamo qui, Francesco, la trasmissione. Trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, ogni giovedì alle ore 15 su Radio Gamma, su 94 FM, la più grande radio del Veneto, insieme a Francesco, che vi saluta e vi diamo appuntamento per le ore 19. Sempre sulla stessa rete, parleremo del Sentiero d'Oro, alcune immagini, oggi c'è Giunone e altre immagini della religione romana. Vi ricordo che terremo una conferenza dibattito qui in radio, in sala della radio, dal titolo Trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista in stregoneria, il giorno venerdì 26 giugno alle ore 20:30. Questo naturalmente mi è stato assicurato, però sarà condizionato se per caso la cooperativa avrà bisogno di locali, allora lo sposteremo. Comunque Franco dice che in questo momento non c'è niente, per cui viene confermato per il momento venerdì 26 giugno alle ore 20:30. Il tema Trascendenza e immanenza nel paganesimo politista in stregoneria. Io e Francesco esporremo i concetti fondamentali, dopodiché daremo via il dibattito. Per cui, dandovi appuntamento alle ore 19, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera, ripeto, piazzale Parmesan 8 Marghera, sull'elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, che è Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica Vicenza, e vi do il numero di telefono della segreteria dell'Istituto, che è 03 38 39 10727. Bene, a risentirci alle 19, vi lascio con Mario e niente, alle 19 riprenderemo la trasmissione. Salve.